Signore e signori miei, fanciulli e fanciulle, diplomati, il premio finale di questa mattinata è la medaglia Henry Ward Beecher, che onora studenti che si sono fatti apprezzare e sono stati esemplari. E di solito premiamo il volontariato, un servizio alla scuola. Ma ho letto un passaggio di Ward Beecher che mi ha fatto capire che un'opera di bene può arrivare in forme diverse. La grandezza, così scrisse, non risiede nell'essere forti, ma nel giusto uso della forza. È il più grande colui la cui grandezza trascina il maggior numero di cuori grazie all'attrazione del proprio. Senza ulteriori indugi, quest'anno sono veramente orgoglioso di insignire della medaglia Henry Ward Beecher lo studente la cui forza silenziosa ha trascinato la maggior parte dei cuori. Perciò prego August Pullman di venire quassù a ritirare questo premio. Mentre andavo verso quel palco, mi sembrava di galleggiare. Il cuore mi batteva all'impazzata. Non capivo bene perché mi dessero una medaglia. Non avevo mica fatto saltare in aria la morte nera. Avevo solo finito la prima media, come tutti gli altri. Congratulazioni. Solo per te. Ma in fondo forse è proprio questo il punto. Forse la verità è che davvero non sono normale. Forse se sapessimo quello che pensano gli altri, capiremmo che nessuno è normale e che tutti meritiamo una standing ovation almeno una volta nella vita. I miei amici, i miei insegnanti, mia sorella per essermi stata sempre accanto, mio padre per averci fatto sempre ridere, e mia madre la merita più di tutti per non essersi mai arresa, in niente, soprattutto con me. È come l'ultimo precetto che ci ha dato il signor Brown. Siate gentili, perché tutti combattono una battaglia dura. E se vuoi davvero vedere come sono le persone, non devi fare altro che guardare.